Ci siamo spostati all'evento Mille e un modo di leggere. Siamo all'interno dell'ausilioteca, nella biblioteca comunale Valvassoli Peroni, insieme alla coordinatrice dell'Associazione Nazionale Subvedenti, Rosa Garofalo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, di che cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione nasce nel 1970 e si occupa di persone ipovedenti, infatti il nostro nome è Associazione Nazionale Subvedenti. Ci occupiamo di promuovere il diritto alla partecipazione piena e condivisa di tutte le persone ipovedenti di qualsiasi età. Lo facciamo attraverso tutta una serie di attività e servizi che ruotano proprio intorno ai bisogni delle persone, per esempio il percorso di inclusione scolastica, inclusione lavorativa, le tecnologie assistive che sono quello che appunto possiamo vedere oggi che mettiamo a disposizione per questo Open Day alla cittadinanza. E tutta la parte di accessibilità e formazione. L'accessibilità è un altro tema molto importante perché si parla molto spesso di barriere architettoniche. In realtà chi ha una disabilità visiva ha naturalmente una problematica con le barriere percettive, deve poter fruire di tutti gli ambiti e ambienti e per cui promuoviamo anche questo tipo di attività. In che cosa consiste l'evento che promuovete oggi alla Civil Week? Mille e un modo di leggere è l'evento che abbiamo fatto, che abbiamo creato proprio per Civil Week, per cercare di avvicinare chi non conosce le tecnologie assistive che aiutano le persone ipovedenti a leggere, per esempio, ma non solo, proprio perché possano immergersi in questo mondo. Dal 2003, ANS ha questo servizio che mette gratuitamente a disposizione di tutte le persone ipovedenti, ma non solo, dei loro familiari, degli insegnanti, degli educatori. Abbiamo anche, afferiscono a noi anche, personale sanitario, perché possa essere in grado di capire come funziona una tecnologia che può aiutare una persona con disabilità visiva, in questo caso proprio a poter fare tutta una serie di attività. Questo servizio, è per noi un servizio fiore all'occhiello, un'eccellenza, perché all'interno di questo spazio, che è uno spazio neutro, non commerciale, possiamo accogliere le persone, mostrargli gli ausili ottici, elettronici, informatici e digitali e permettergli proprio di imparare ad utilizzarli e poter migliorare la qualità di vita. È la prima volta che partecipate alla Civil Week e perché è importante per voi partecipare alla Civil Week? Allora, in realtà abbiamo partecipato alla Civil Week del 2020. In pieno lockdown con Civil Week Web abbiamo realizzato proprio con tutti i volontari che, non l'ho detto prima, naturalmente il nostro cuore è fatto dal lavoro instancabile e importantissimo dei volontari. I nostri volontari si sono prestati e abbiamo registrato in maniera un po' casalinga un video in cui ognuno di loro recitava un pezzo dell'articolo 3 della Costituzione. Ne abbiamo poi creato un video che abbiamo pubblicato naturalmente taggando Civil Week sulla nostra pagina Facebook e ha avuto anche un grande successo. Questo è il primo invece nostro oggi, perché poi abbiamo anche due eventi domani, di presenza per Civil Week, quindi Fortunatamente. fortunatamente. Per noi è molto importante perché ci teniamo moltissimo a promuovere, come ho detto all'inizio, la piena partecipazione delle persone. Per noi è molto importante promuovere il diritto di proprio condivisione e partecipazione senza nessuna discriminazione da parte di tutte le persone. Come recita la Convenzione ONU, le persone con disabilità non hanno bisogno di avere nuovi diritti, ma è fondamentale che ciascuno di noi gli riconosca pari diritti. Dobbiamo riconoscere la dignità di ognuno e questo è quello che promuoviamo e quale sfondo migliore quello della Civil Week per portare avanti questo pensiero e questo messaggio che facciamo da 52 anni. Secondo voi, in che modo si potrebbe avvicinare di più la popolazione a questo mondo, a comunque queste iniziative, anche legate alla Civil Week e legate anche alla vostra associazione? Attraverso la diffusione della cultura. Io parlo sempre quando faccio questo tipo di interventi, che abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale. Ed è proprio questo, dobbiamo diffondere, far conoscere e soprattutto cominciare a pensare
che le persone non possono essere divise in categorie, le persone normali e le persone con disabilità, questo è il nostro ambito, le persone sono persone, ciascuno alla nascita ha in sé un bene preziosissimo che è la dignità, noi la dobbiamo riconoscere e se partiamo proprio da questo principio, diffondendolo ogni giorno, semplicemente anche proprio nelle conversazioni anche al bar, sicuramente riusciamo a compiere una piccola rivoluzione culturale che poi può diventare finalmente un sapere comune. In queste giornate di Civil Week voi offrite la possibilità di provare, di vedere molti strumenti all'interno appunto di questa ausilioteca che molto spesso noi diamo per scontati o non ne sappiamo nemmeno l'esistenza. Ti va di spiegarcene alcuni? Certo, allora è proprio così. Molte delle tecnologie che abbiamo raccolto qui sono tecnologie specifiche per persone con disabilità visiva e quindi in effetti non si trovano normalmente in un negozio ed è per questo che le abbiamo raccolte tutte insieme proprio perché le persone potessero avere comodamente uno spazio neutro non commerciale per poterle provare e poi fare eventualmente la pratica se ne hanno diritto attraverso la ASL oppure fare un acquisto privato in autonomia Alcune invece tecnologie come quelle digitali invece sono le tecnologie che usiamo normalmente tutti ma che hanno al loro interno delle opzioni di accessibilità e in questo caso insegniamo alle persone ad utilizzare e a scoprire quali sono tutte quelle caratteristiche che possono essere utili. Se volete vi posso mostrare un video ingranditore da tavolo che forse è una delle tecnologie più vecchie rispetto magari alle moderne, ma che è sempre molto utile, soprattutto magari per le persone anziane. Questo è un video ingranditore da tavolo, ma ne abbiamo veramente altri. Permette di fare che cosa? Di ingrandire moltissimo, fino a 65 volte, perché per esempio l'ingrandimento è una strategia facilitante per una persona ipovedente. Non sempre lo è, perché le persone ipovedenti hanno la caratteristica di avere un residuo visivo che è differente da persona a persona a seconda della patologia, quindi ogni persona ha bisogno di una strategia facilitante molto personalizzata, però l'ingrandimento molto spesso funziona bene, quindi questo è uno strumento che permette di ingrandire moltissimo, ma anche di cambiare i contrasti e quindi per esempio di permettere una maggior discriminazione per esempio delle parole. Anche in questo modo invertendo, ci sono persone che vedono meglio, riescono a discriminare meglio a contrasto invertito. Questo è uno degli strumenti, poi se volete possiamo vederne anche altri. Questo è un video ingranditore portatile, molto più piccolo rispetto ai video ingranditori che abbiamo visto prima, che sono video ingranditori da tavolo. Posso tenerlo comodamente in borso o in uno zaino e mi consente naturalmente di poter leggere ingrandendo, diminuendo a seconda della necessità, cambiando i contrasti e quindi proprio di adattarsi alle esigenze di una persona con disabilità visiva anche fuori casa. Sono veramente molto belli questi strumenti e sicuramente molto utili e grazie che ce li hai mostrati. Volevo farti un'ultima domanda. Qual è la soddisfazione più grande di far parte di un'associazione come questa e di essere coordinatrice di un'associazione come questa? Allora, una domanda molto, molto bella ma anche molto, molto difficile. La soddisfazione più grande è quella di veramente lavorare con le persone e di poter in qualche modo mettere a disposizione di tutte le persone che io incontro quotidianamente le cose che man mano imparo, tutto ciò che ho studiato e anche proprio la collaborazione con tutta la squadra che fa parte della nostra associazione, è un lavoro corale, quindi la soddisfazione proprio è quella di lavorare con le persone per le persone. Credo che anche se a volte incontriamo persone fragili anche che stanno attraversando un momento difficile, è comunque una soddisfazione poter anche solo minimamente dare un piccolo aiuto. Questo è quello che penso. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Vi auguro una buona Civil Week. Grazie. E noi ci vediamo al prossimo evento.